tradizione talmente forte che nei secoli ha portato a sviluppare non solo Ardesio, non solo nella Bergamasca, ma in tutta Italia, a sviluppare un patrimonio culturale, artistico, architettonico immenso. Grande successo dell'iniziativa, grande presenza di artisti internazionali, la banca non poteva ovviamente non esserci, auguriamo che ci siano le condizioni perché ci sia un proseguo e perché Ardesio diventi, perché no, un punto di riferimento per questo tipo di cultura e ci sia la possibilità di fare il secondo festival cinematografico della tradizione religiosa. È dell'uomo, è conficcato nella coscienza, nella carne, nel DNA. Un evento dal forte richiamo culturale come questo, oserei dire anche abbastanza di nicchia, davvero ci ha colpito la partecipazione innanzitutto delle opere che sono state inviate, hanno partecipato a questo concorso, 60 opere in concorso, di queste 60 la giuria ne ha scelte 22 da mettere in visione ad Ardesio durante la 3 giorni e di queste 22 siamo riusciti a premiarne 5, però inaspettato anche da un altro punto di vista, ossia la partecipazione del pubblico. Eventi così di nicchia, così delicati, anche perché l'argomento della devozione popolare non è un argomento semplice, oserei dire, però davvero siamo soddisfatti perché c'era la coda alle prenotazioni, c'era gente in attesa di sapere se qualcuno rinunciava al proprio posto. Le vite frettolose di tanti, ma dentro in una cella c'è chi prega per tutti. Questa devozione che ci permette anche, perché no, di offrire una nuova vocazione turistica e come banca ci siamo veramente sentiti onorati quando siamo stati coinvolti in questa bella iniziativa. Un'altra preghiera comune, prima di ritirarsi nelle proprie celle, alle 22 le luci si spengono. Si conclude con le premiazioni in questi 3 giorni di festival, un grande successo. Per questa prima edizione è veramente inaspettato, come diceva anche Simone, una lista d'attesa per riempire questa...